Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo di economia perché i dati nella nostra regione non sono positivi, almeno quelli diffusi dallo Svimez, che registrano un calo sul piano economico dell'intera regione. La UIL Abruzzo per questo propone di adottare al meglio tutti i mezzi che ha a disposizione la pubblica amministrazione, a partire dalla regione Abruzzo, per la ripresa del prodotto interno lordo. Ovviamente si cita il Master Plan, che è il principale strumento per finanziare le opere pubbliche, ma anche il Patto per lo Sviluppo e altri fondi per il Mezzogiorno messi a disposizione dal Governo nazionale. Sentiamo il servizio di Noemi Fratelli. L'Abruzzo necessita di una svolta. L'economia registra ancora dati in negativo. Mentre da un lato la crescita del sud si consolida, l'Abruzzo registra un calo dell'agricoltura e della produzione industriale del 2,2%. Così, nonostante la regione abbia i livelli di produzione di ricchezza più alti rispetto al resto del Mezzogiorno, il prodotto interno lordo è in diminuzione dello 0,2%. Maggiore è la preoccupazione se consideriamo che al calo della produzione industriale corrisponde nel trimestre del 2017 una pesante flessione degli occupati del 3,7%, mentre aumenta il tasso di disoccupazione all'1,4%. Secondo lo Svimez, questi dati sono influenzati dalle politiche adottate nel 2005, che hanno condizionato negativamente il mercato del lavoro. Le aziende aumentano così le assunzioni part-time, favorendo la crescita di un tessuto industriale fragile. Questo quadro fa riflettere su come la crescita sia fragile se non è sostenuta da un tessuto industriale solido, commenta Michele Lombardo, segretario generale UIL Abruzzo. Secondo il sindacato, l'Abruzzo deve migliorare la sua capacità progettuale, adottando tutti i mezzi che ha a disposizione l'amministrazione pubblica abruzzese, a partire dal Master Plan e continuando con il Patto per lo Sviluppo e l'utilizzo dei fondi a disposizione del Decreto Mezzogiorno. E adesso una notizia di cronaca: un incidente tra un'autoambulanza ed una macchina accaduto questa mattina ad Avezzano, all'incrocio tra via Paganini e via Sant'Andrea, nella zona a sud della città. L'ambulanza con a bordo quattro operatori delle 118 che non hanno riportato fortunatamente gravi conseguenze si è ribaltata, finendo la sua corsa contro un marciapiede. Sul posto per gli accertamenti è intervenuta la Polizia Municipale di Avezzano. Ed ora restiamo ancora in qualche modo a parlare di sanità, ma ci occupiamo dell'emergenza caldo che sta ponendo sotto stress tutti i presidi ospedalieri della nostra regione, in particolare a Pescara, pronto soccorso in tilt in questi giorni di grande caldo dovuto a Lucifero, con tante persone che accusano malori, febbre alta e richiamati in servizio per questo medici e infermieri che erano in ferie. Sentiamo l'intervista al manager dell'ASL di Pescara Mancini, realizzata da Paolo Renzetti. Emergenza caldo in tutta Italia, anche in Abruzzo, anche a Pescara, direttore, dove il pronto soccorso ogni giorno in queste ultime settimane sta ricevendo un numero incredibile di pazienti. Certamente, noi rivolgiamo un appello a quanti possono evitare di recarsi in pronto soccorso, e chiedendo loro di rivolgersi, come già fanno ma ancora di più in questi giorni, ai medici curanti, ai medici di famiglia e alla guardia medica, alla continuità assistenziale. Questo perché molte situazioni minori, cali di pressione, disidratazione, malori, possono essere tranquillamente gestiti al di fuori del pronto soccorso. E quale pronto soccorso altrimenti si trova in difficoltà nei confronti dei casi veramente più gravi. Cambiamo argomento, gli abruzzesi emigrati in Canada hanno donato un macchinario diagnostico all'ospedale civile di Pescara. L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore regionale all'emigrazione Donato Di Matteo. Questa mattina in consiglio regionale a Pescara c'è stata la consegna simbolica del macchinario. Sentiamo il resoconto della mattinata nel servizio.
Assessore Di Matteo, oggi questa importante iniziativa che si tiene in Consiglio regionale, questo importante regalo che gli emigranti canadesi hanno fatto alla ASL di Pescara, all'ospedale Santo Spirito. Ma io sono felice di questa bellissima iniziativa perché si dona uno strumento, un macchinario utilissimo e molto tecnologicamente avanzato per la cura della brachiterapia e la cura dei tumori. Devo ringraziare sentitamente come assessore all'immigrazione due validi uomini che rappresentano la storia della nostra immigrazione. Uno è Mario Cortellucci, il gran priore dei Cavalieri di Malta, oltre a essere un grande imprenditore che è riuscito nella vita a realizzare delle grandi operatività. L'altro è Luciano Benvenuto ed è uno che svolge funzioni importantissime nell'ambito della sicurezza dei magistrati. Sono due grandi uomini. Ecco, così come tanti altri, ma loro in modo particolare tengono alto l'orgoglio di questa nostra regione. L'Abruzzo deve molto ai nostri emigrati, una riconoscenza, il sorriso, la capacità di essere disponibili sempre, accoglierli, a ritenere uno dei nostri. Io su questa politica sono 20 anni che ci lavoro, sono molto coinvolto da queste attività che rappresentano il nostro mondo all'estero. Io sono felice che oggi è una grande dimostrazione dell'affetto dei nostri abruzzesi che stanno in Canada. Come è nata questa iniziativa? Per noi è la seconda volta perché abbiamo partecipato al terremotati dell'Aquila 3 anni fa, già una macchina già l'abbiamo dato 3 anni fa all'Aquila, allora abbiamo voluto rifare la stessa cosa per l'ospedale di Pescara che hanno accolto tanti terremotati e i vittime che hanno fortunatamente un disastro. Ci sono 1,4 milioni di italiani in Canada, allora sono orgoglioso, più orgoglioso perché io, il Presidente, si trova a essere un abruzzese di qui. Allora questo per me è stato un grande progetto, specialmente con la collaborazione dei Cavalieri di Malta, e sono fiero di essere qui e dire a tutta la popolazione qui in Abruzzo non sarai mai solo. Forza Italia annuncia un mese di mobilitazione sul tema della immigrazione. Gli azzurri nel mese di agosto si dedicheranno al controllo delle cooperative che operano sul territorio per l'accoglienza dei rifugiati e dei migranti. In più c'è una proposta da parte del gruppo regionale di Forza Italia, cioè quella di innalzare al massimo le tasse locali per coloro che fanno, che fanno accoglienza e che secondo gli azzurri fanno anche business sui migranti. Sentiamo il servizio. Controllare il flusso dei immigrati e la loro collocazione nei centri di accoglienza gestiti dalle cooperative. E questo è l'obiettivo principale della mobilitazione, organizzata nei mesi di agosto, proposta dal gruppo regionale di Forza Italia. Sono circa 4.000 gli immigrati attualmente accolti in Abruzzo, circa 1.000 per provincia. Un giro d'affari troppo ampio, dicono gli azzurri, per non sospettare speculazioni. Circa 4 milioni di euro al mese, tanto costa il servizio di accoglienza, dice Fabrizio Di Stefano. Per questo occorre vigilare su eventuali abusi. Chiediamo e crediamo che le istituzioni debbano garantire legalità. La legalità la devono garantire gli amministratori locali e quindi i nostri sindaci si mobilitano, la legalità la deve garantire anche la prefettura e le istituzioni preposte a tutto quanto questo. Non è possibile che in un clima di questo genere ci sia chi sulle difficoltà di alcuni speculi e si arricchisca. Questo lo andremo a verificare e questo lo denunceremo. Nel fronteggiare questa emergenza in prima linea ci sono i sindaci, soprattutto in territori di frontiera come quello di San Salvo. Il primo cittadino, Tiziana Magnacca, si impegnerà nel progetto che prevede il controllo degli immigrati, dei loro spostamenti e attività, per fermare il business che gira a discapito dei comuni. Non veniamo informati dei vari passaggi che ci sono dei migranti sul nostro territorio. A San Salvo erano arrivati 20 ragazzi del Bangladesh. Stamattina, grazie al comandante, ho saputo che comandante dei carabinieri, che sono arrivati a 66 nel giro di 10 giorni, 66 più altri 14 che ne abbiamo, contate quanti già ce ne sono. Non avere nessuna certezza in ordine a chi sono, a quanti ne sono e dove stanno, chiaramente ci pone in difficoltà, perché siamo consapevoli del fatto che queste persone vanno ad alimentare il mondo del mercato nero, il mercato nero del lavoro, il mercato nero della vendita delle merci contraffatte sulle nostre spiagge, sulle nostre strade. Da Forza Italia arriva anche una proposta:
alzare la tassazione locale per chi si occupa di accoglienza, per restituire al territorio parte di ciò che lo Stato spende per immigrati. E adesso voltiamo decisamente pagina, ci spostiamo a Francavilla in attesa del concerto di questa sera previsto nell'ambito della manifestazione Blue Bar che si terrà in piazza Sant'Alfonso nella cittadina adriatica. Questa mattina Renzo Arbore ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Francavilla al Mare in un consiglio comunale solenne, lungo il legame di Arbore con la città del Teatino. Allora sentiamo insieme le parole di Arbore. Una grande soddisfazione, una cittadinanza onoraria a Francavilla, un ritorno in gioventù, visto che lei veniva qui, maestro, a passare le vacanze. Sì, in adolescenza proprio, quindi un ricordo bellissimo di Francavilla, ma io poi sono tornato altre volte, di nascosto, perché venivo a vedere i luoghi dove avevo passato la mia infanzia. Sono andato a Francavilla, poi sono andato a Lanciano, poi sono andato anche a Chieti, adesso infatti vengo da lì. Lì ci sono i luoghi dove io ho passato questi anni bellissimi e terribili che erano gli anni della guerra, dove siamo stati anche bombardati, dove insomma noi eravamo una famiglia di 35 persone perché c'erano tutti i parenti, tutti i, ci spostavamo e ci siamo spostati in 35 da Francavilla a Lanciano prima, in alberghi di fortuna e poi in Chieti dove abbiamo, siamo stati ospitati al Circolo degli Amici. E i ricordi sono bellissimi, li ho raccontati in un mio libro che si chiama E se la vita fosse una jam session, perché la verità è quella. Abruzzo terra accogliente. Abruzzo terra accogliente e anche Molise. Lasciatemi spendere una parola per il Molise, perché io pure sono appassionato degli abruzzesi e dei molisani. Lo sappiamo, il mio Abruzzo, una volta l'ho scritto in un libro di Vittorio Sindoni, altro abruzzese, Romeo Abruzzo, e poi noi abbiamo le pecore, le cose, tutto la... Adesso mi manca Anduccio, dove sta Anduccio? Non è venuto ancora, arriverà in ritardo. Sì, l'ultima battuta, Francavilla, città che è cresciuta tanto negli ultimi anni. Eh beh, certo, è quasi irriconoscibile per me, devi andare proprio a spulciare, perfino le piazzette che io mi ricordavo, grandi eccetera, sono piccole e circondate dagli edifici e tutta questa roba qua, certo è diventata un bellissimo posto per passare le vacanze. Cosa si sente di dire al sindaco di Francavilla Luciani? Grazie, quello, grazie, perché certamente insomma è un bel riconoscimento, lo ringrazio anche a nome dei miei genitori che sarebbero stati felici. E continuiamo, andiamo all'Aquila ora. A breve arriverà l'ordinanza antibottion che vieta in maniera assoluta di portare alcolici nel centro storico acquistati all'interno dei supermarket. Si ritengono soddisfatti i commercianti, un po' meno i frequentatori della Movida, ma è subito polemica su questo tipo di ordinanza. Allora ascoltiamo il servizio della redazione aquilana. L'ordinanza anti-bottiglion, che dovrebbe vietare il consumo in strada di alcolici portati da casa o acquistati al supermercato, non esiste ancora, o meglio, non è stata ancora firmata. Fino ad adesso è stata solo annunciata la notizia in una conferenza stampa tenuta sabato scorso dal sindaco Pierluigi Biondi insieme agli assessori Piccinini e Mannetti, come in una delle misure inserite in un nuovo pacchetto di norme riguardanti la viabilità e la fruibilità del centro storico. Malgrado il provvedimento debba ancora essere scritto, c'è già chi lo giudica. La nuova giunta, invece, giudica la sretta anti-bottiglion necessaria per porre un freno ai fenomeni di degrado e di movida molesta che interessano il centro specialmente di giovedì sera. La prossima ordinanza è stata giudicata positivamente dai residenti e dai commercianti, i quali si dicono stanchi di assistere impotenti alla vista di decine di giovani che consumano alcol comprato ai supermercati proprio davanti ai loro locali. Così è stato organizzato un aperitivo autogestito in centro storico il 21 agosto per protestare contro la cosiddetta ordinanza anti-bottiglion. L'invito provocazione ha già suscitato molte polemiche.
Continuiamo a Pescara, si svolgerà il 12 agosto la notte dello shopping che coinvolgerà dalle 18 all'alba gli esercizi commerciali del centro città. Dopo la notte bianca dell'Adriatico, dopo la notte dei saldi, altro appuntamento importante a Pescara in questa lunga estate, assessore, il 12 agosto ci sarà la notte dello shopping. Sì, un appuntamento importante, una notte, un evento dedicato interamente al commercio, con l'ausilio delle associazioni di categoria, di tutte le sigle, dei commercianti che sono parte attiva di questa bella iniziativa. Un'iniziativa che rilancia il concetto del centro commerciale naturale attraverso un'esperienza di marketing comune, una regia unica che porterà un evento a Pescara dedicato agli anni 50 e 60, dove ci aspettiamo davvero tantissime presenze. Sabato 12 saranno impegnati oltre 100 musicisti, 25 postazioni musicali, street band, in tutto quello che è il quadrilatero del commercio pescarese. È un'esperienza importante che viene dopo i grandi successi della Notte dell'Adriatico, della Notte dei Saldi, del Pescara Open Day con il concerto dei Morciba, e la settimana successiva sarà ancora estate con l'Adriatic Dance Festival, un festival di Ferragosto dedicato alla musica elettronica e per i più giovani. Tauci, quanto sono importanti questi appuntamenti come la notte dello shopping del 12 agosto? Tantissimo, anche perché fanno parte di un quadro generale di rivitalizzazione dei centri urbani, tali per cui si può offrire la città al turista, al residente, anche come occasione di divertimento e shopping. Ci tenevamo tanto a organizzare anche un'altra serata, visto che gli altri eventi sono andati veramente bene, e ci si teneva a organizzare una serata insieme all'amministrazione. Abbiamo pensato questo stile anni 56 60, nella speranza che se riesce bene si può riprogrammare ogni anno e che a Pescara insomma arrivi tanta gente, perché è una bellissima città, quindi va rivalutata anche sotto questo punto di vista. Un progetto culturale di censimento, digitalizzazione e valorizzazione di un ingente patrimonio di materiali fotografici e documentali in gran parte sconosciuti e inediti, appartenuti ad un giovane soldato di Mosciano, Serafino De Benedictis. L'iniziativa promossa dal Comune moscianese, che in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio d'Abruzzo, ottenuto dal MIBACT il finanziamento per attuare l'iniziativa. Sentiamo. Noi abbiamo presentato insieme con la soprintendenza di Chieti un progetto rivolto alla scoperta e al censimento, alla catalogazione, alla valorizzazione di un corpus di documenti e di fotografie assolutamente inedite di un cittadino moscianese, un giovane soldato classe 1891, Serafino De Benedictis, che ha rivestito un ruolo particolare, viene arruolato nel 1930. Con un mestiere già acquisito, che è quello di tipografo, era anche un fotografo dilettante, ha avuto la fortuna di trovarsi non in trincea ma comunque in prima linea in zona di guerra per il Comando Supremo, quindi Roma e poi Udine e poi il Carso, e di vivere dal 15 al 18, l'anno della sua morte, muore giovanissimo in modo precoce a 27 anni, poter vivere direttamente i personaggi, gli avvenimenti e le evoluzioni della guerra. E quindi il materiale che lui ha prodotto e che poi è tornato alla famiglia, che oggi ne è proprietaria, quindi gli eredi De Benedictis, questo materiale costituisce una testimonianza eccezionale, inedita, in gran parte sfuggita tra l'altro alle maglie della censura, che oggi vorremmo valorizzare con questo progetto, che fortunatamente è stato accolto dal Ministero, finanziato, e che ci auguriamo possa avere un importantissimo valore formativo e culturale. Un progetto che si inserisce nel solco di una serie di iniziative che da alcuni anni, in vista del centenario della Grande Guerra dal 15 al 18, il Ministero ha voluto foraggiare, quindi sponsorizzare. E mi permetto di segnalare l'importanza dell'avvenuto finanziamento di questo progetto, perché tenete conto che su un budget nazionale di 70.000 euro una quota di oltre 10.000 euro è stata deputata proprio al progetto presentato tra l'amministrazione di Mosciano Sant'Angelo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo. Dal 10 di agosto al 9 di settembre al Via Isola Estate 2017, un ricco cartellone di eventi di cultura, natura, folklore e gusto ad Isola del Gran Sasso.
Quest'anno diciamo che gli eventi di Isola Estate assumono un significato particolare, ovvero esprimono la voglia di ripartire di un territorio, di guardare avanti, pur consapevoli di tutte le difficoltà che ci sono e che ci aspettano. Ed è per questo che voglio ringraziare tutte le associazioni, perché ci sarà un calendario veramente ricco di eventi. Inizieremo il 10 agosto ad Isola del Gran Sasso con il noto cabarettista e comico Uccio De Santis nella splendida location di San Gabriele, per poi proseguire l'11 e il 12 con delle manifestazioni nella frazione di Fano a Corno, e poi dal 11, 12 e 13 presso la frazione di San Massimo ci sarà la festa paesana organizzata dal Prologo di San Massimo, e dal 10 al 15 presso la frazione di San Pietro ci sarà invece la festa delle tradizioni con manifestazioni e spettacoli. E poi inizieranno le sagre, molto importanti per il nostro territorio. Infatti dal 12 al 15 ci sarà la 20ª edizione della Sagra della Pecora alla Callara presso Casale San Nicola. Subito dopo, dal 17 al 20, ci sarà la prima Sagra della Rossicina e del Formaggio Fritto presso Isola, organizzato dalla Proloco di Isola. E poi a seguire, dal 21 al 23, ci sarà la sagra dei Ciuffletti e Ceci presso la frazione di Cerchiara. Ora, tutto ciò poi sarà completato comunque da escursioni nel nostro splendido territorio organizzato dal CAI sezione di Isola, da percorsi nella natura, laboratori artistici, visite al Museo delle Acque organizzato dalla Scuola Verde di San Pietro. Inoltre ci sarà il secondo passo del Cammino dei Santi del Gran Sasso organizzato dall'associazione Genius Loci, ci sarà la caccia al tesoro dal 4 al 10 settembre ed altre manifestazioni. Infine ci sarà dal 31 al 1 settembre la seconda mostra dell'artista Meglia Lucci ed altre mostre diciamo fotografiche di arte del Cinquecento. Quindi tutto ciò avverrà ai piedi del maestoso Gran Sasso e nel cuore della Valle Siciliana. Restiamo sempre in provincia di Teramo, restiamo sempre alle manifestazioni, perché sempre da domani e fino al 13 di agosto a Santo Stefano di Torricella Sicura ci sarà la 15ª edizione della Sagra della Pizzonda. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Elio De Paulis della Proloco di Santo Stefano di Torricella Sicura, dal 10 al 13 di agosto, 15ª edizione della Sagra delle Pizzonde. Pronunciamolo bene, ecco, cosa accadrà? La pizzonda è un piatto tipico nostro, un piatto povero, usato dai nostri avi quando, prima di andare nei campi, la mattina usavano fare le pizzonde, che non è niente di trascendentale, lievito madre, acqua e farina. Noi questa riedizione la facciamo per la 15ª volta, dal 10, giovedì 10 fino a domenica 13. Le serate saranno allietate anche da eventi musicali, ci sarà Danilo Ciccolone, ci sarà Vittorio il Fenomeno, il 12 ci sarà i musici e domenica per finire in Montepulciano, Tequila Montepulciano. Noi invitiamo tutte le persone che ci vogliono bene, perché dopo gli eventi sismici, il terremoto, unitamente alla neve, vogliamo rivivere un po' il nostro paese, far rivivere il nostro paese. Ecco, la pizzonda che viene fatta a Santo Stefano di Torricella, cosa di particolare? La presenza appunto del lievito madre? Sì, quello è la caratteristica principale. Servirete anche con qualche abbinamento particolare? Particolare, con i peperoni, con le alici, con la salsiccia, la porca. Col tartufo, che più ne ha ne metta, e in ultimo anche con la Nutella. Allora buon appetito. Grazie. Andiamo avanti ora alla pagina dello sport. Iniziamo dal Pescara, sarà Daniele Orsato di Schio a dirigere la gara di sabato prossimo fra Brescia e Pescara per il terzo turno di Team Cup, la Coppa Italia. In attesa che rientri dalle vacanze il presidente del Delfino, Daniele Sebastiani, parla del prossimo campionato e ovviamente di mercato. Vediamo.
Da una parte il mercato, dall'altro il secondo impegno ufficiale, quello di Team Cup di sabato prossimo a Brescia, per il quale è stato designato un arbitro di prestigio come Daniele Orsato di Schio. Il Pescara ha ripreso ieri pomeriggio gli allenamenti al Poggio degli Ulivi, oggi una doppia seduta, domani singolo al mattino e in serata amichevole al Mariani Pavoni di Pineto contro la locale formazione militante in Serie D e con la quale da mesi è in atto una proficua sinergia. Saranno impiegati verosimilmente diversi giovani e presunte seconde linee, visto che due sere dopo ci sarà la sfida di Coppa. Intanto la partita di domenica scorsa è stata tipicamente zemaniana. Nonostante i carichi di lavoro, il Pescara ha denotato una grande facilità nel costruire azioni e andare in gol. In 120 minuti, 5 reti segnate e 4 quelle annullate. D'altro canto è stata evidente la fragilità nella fase difensiva, con il centravanti alabardato Armà, che ha fatto il bello e il cattivo tempo, con una doppietta, una tripletta sfiorata e un gol annullato. Troppo, decisamente troppo anche per il Boemo, che si sa, per la fase difensiva ha sempre avuto una certa repulsione. Ma queste settimane dovranno servire per registrare qualcosa in vista del debutto in campionato con il Foggia. Giovamento potrebbe esserci per via del recupero di Campagnaro, che ha iniziato tardi la preparazione. Le note liete non mancano, Zampano e Mazzotta scendono tanto e regalano assist, Proietti denota personalità in regia, nel tridente ha brillato il baby dell'Atalanta a Capone, mentre Pettinari conferma di aver iniziato benissimo la stagione, finalizza bene e alimenta una sana competizione con il potenziale titolare Ganz, il quale bene ha fatto anche egli domenica scorsa entrando dalla panchina. Circa il mercato, sviluppi ufficiali si attendono, specie sull'asse caldissimo Ben Ali Sampdoria, al rientro del presidente Sebastiani in Grecia per vacanze. Il patrono biancazzurro ha però parlato nelle ultime ore con il portale Tutto Mercato Web. Il mercato, siamo a posto, dichiara Sebastiani, faremo qualcosa soltanto se uscisse qualche pezzo importante. Sul fronte delle cessioni aggiunge, beh, sicuramente Biraghi, Zampano e Ben Ali hanno richieste e attenzioni dalla Serie A. Non è facile trattenerli. Il numero uno del Delfino conferma l'interesse per l'esterno Carlos Embalo, per cui sarà importante capire quali sono le intenzioni del Palermo. Sul fronte campionato afferma, esclusi noi, Bari, Parma, Cremonese, Empoli, Palermo e Frosinone hanno qualcosa in più, ma ogni previsione poi viene sovvertita sul campo. Guardate alcune squadre che sono salite in Serie A. La chiosa è per la cessione della società. Novità? No. Chi vuole comprare fa come ha fatto Cellino, con i fatti. Ma a Pescara ci sono tanti chiacchieroni. Vogliamo fatti e non chiacchiere. E sul fronte societario però qualcosa si muove all'interno dello staff. Simone Pepe infatti non è più il club manager del Pescara, lo ha comunicato lo stesso ex giocatore biancazzurro che nella scorsa stagione ha appeso gli scarpini al chiodo per affiancare il presidente Sebastiani. Da un mese ho creato la SP Group SRL, società che si occupa di procura di calciatori e svolge costante attività di scouting in tutte le aree di interesse maggiore. Ringrazio il presidente Sebastiani, dice Pepe, per avermi concesso la possibilità di valutare un'opportunità lavorativa quale quella di dirigente, ma ho preferito iniziare una nuova avventura. Adesso scendiamo di categoria in Serie C a causa del ricorso al collegio di garanzia del CONI da parte del Rende, società che il Consiglio federale aveva escluso dal ripescaggio. La Lega Pro ha deciso di far slittare di 24 ore la presentazione dei calendari, che si terrà così alle ore 18 di dopodomani, venerdì 11 agosto, sempre però all'Aurum di Pescara. Il Teramo intanto prepara la seconda gara del triangolare di Coppa Italia contro il Racing Fondi allo stadio Bonolis, partita che è stata ufficialmente anticipata sabato 12 alle ore 18. Intanto da ieri si allenano con la squadra il reintegrato difensore Simone Sales e i neoacquisti Antonio Bacio Terracino e Kevin Varas. Ascoltiamo proprio l'attaccante di origine napoletana. Sì, è stata una lunga trattativa, c'è stato questo interessamento del Teramo che comunque va avanti quasi un mesetto, diciamo. Nascondo che avevo altre richieste importanti, però poi ho visto questa insistenza da parte del Teramo che mi ha convinto e sono venuto qui. Sicuramente è un po' strano perché comunque ci siamo giocati la categoria, quindi mai pensavo di venire qui, sinceramente. Però adesso sono qui e voglio iniziare questa nuova avventura col Teramo, che è una grande piazza, ambiziosa. E cerchiamo di fare sicuramente meglio dell'anno scorso. Sai che sei stato uno spauracchio del Teramo, perché tutto il rispetto per i tuoi compagni, ma
il pericolo numero uno eri tu. Sì, l'anno scorso diciamo che Teramo è stata una mia cavia, una delle cavie preferite, quindi ho fatto abbastanza bene, adesso spero di farne tanti altri col Teramo, sinceramente. Il mio obiettivo è fare meglio di l'anno scorso personalmente, quindi sì, esatto, spero di arrivare almeno in doppia cifra. Poi se magari segnano i miei compagni va bene lo stesso, l'importante è ottenere risultati di squadra. Ho contattato il direttore. Direttore generale? Sì. Poi anche, ripeto, mi ha contattato, comunque c'è stata una lunga trattativa, prima per telefono, poi ci siamo incontrati, abbiamo fatto una chiacchiera di persona per capire anche, per vedere se ci piacciamo, comunque è importante fare una chiacchiera da vicino, quindi da lì ho deciso di venire qui a Teramo. No, noi puntiamo ai playoff. Che, sì, puntiamo ai playoff, che è la prima cosa, poi iniziamo il campionato e vediamo quello che succede, in base a quello ci poniamo degli obiettivi. Sei un ottimista? Sì, abbastanza. Sì, il modulo è quello che mi esalta di più le mie caratteristiche, quindi adesso la cosa importante è conoscere i miei compagni, capire come le loro caratteristiche e capire l'idea di gioco del mister, per far sì che il gruppo si unisce e andiamo tutti d'accordo a livello del campo. Andiamo avanti ancora con lo sport. La squadra dei dipendenti dell'Università d'Annunzio ha trionfato nella 24esima edizione del campionato nazionale dei dipendenti universitari che si è svolta a Villa Simius in Sardegna. Vestina News. E doppietta fu, sì, perché i rappresentanti del CRAD d'Annunziano dal 24esimo campionato nazionale dei dipendenti universitari di calcio a 5 ANCIU, disputatosi per la seconda volta consecutiva nella splendida cornice di Villa Simius in Sardegna, tornano in terra abruzzese addirittura con due allori, la Supercoppa, la seconda in bacheca, e la vittoria del campionato 2017. La spedizione dell'Ateneo di Chieti Pescara parte privo di alcune pedine importanti, a partire dal mister giocatore Alessio Peca e dal porterone Michele Abate. La gestione della squadra viene allora affidata a due dei più esperti in materia, Fabiano Di Muzio e Vito Guglielmi, nella veste di allenatore e giocatori. Nemmeno il tempo di ambientarsi e subito la Supercoppa contro il Cagliari, vincitrice della Coppa Italia 2016. Netta la vittoria della squadra abruzzese con il punteggio finale di 7-3, 5 gol di Muzio e primo allora in bacheca. Nemmeno il tempo di festeggiare e il campionato 2017 metteva poi davanti l'Università Federico II di Napoli e l'Aquila in un girone a tre in cui a passare il turno era soltanto la prima classificata. Così la squadra annunziana ha dapprima battuto 3-2 la squadra campana e poi in un derby molto sentito la squadra aquilana con l'eloquente punteggio di 10-0. Nei quarti di finale l'Università d'Annunzio ha avuto la meglio sul Pisa 7-2 ed in semifinale sul Cosenza con il punteggio di 7-4. In finale contro l'Università di Palermo, gara tiratissima ma che alla fine ha visto premiare l'Università d'Annunzio con il punteggio di 5-4. Due festeggiamenti a fischio finale per il quinto titolo consecutivo dal 2011, condito, come detto, dal trofeo di Supercoppa e dal titolo di capocannoniere per l'eterno bomber e garanzia di questo sport, Fabiano Di Muzio. È tutto per la prima edizione del TG6, prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.